Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io più in generale le dico, lei sa bene che il PD romano è sempre stato, diciamo, ritenuto un centro di potere. E lo è stato in passato, lo è stato, cioè il PD romano, non a caso, per esempio, il collegio Roma 1 è uno dei collegi che viene ritenuto il più importante per le sfide. Allora io le dico, secondo lei, proprio la vicenda Ruberti non dimostra che forse questo PD romano deve un po' uscire da quello che è una rete di interessi e di anche in qualche modo scambio di favori? Cioè non è arrivato il momento che questo PD romano diventi un po' meno concentrato sul grumo di potere locale? Guardi, al primo collegio è candidato Paolo Sciani, che è un meraviglioso candidato che viene dall'esperienza della società civile, e casomai a noi veniva fatto il rimprovero fino a qualche mese fa di aver permesso a Virginia Raggi di diventare sindaca di Roma con la catastrofe che ne è conseguita rispetto a quella vicenda là. E oggi Roma è governata, io penso, da un'ottima classe politica fatta di ragazze e di ragazzi che spesso dirigono il i municipi. Il New York Times non la pensa. E mi permetto di dire... E mi Aspetta. Permetto chi? Il New York Times, diciamo, rema contro questa narrazione, ha messo in prima pagina l'immondizia a Roma. E no, lo dico mi per permetto di dire, perché parliamo di cose molto delicate, e io, lei si ricorderà, sono diventato presidente 10 anni fa dopo uno scandalo dell'altra amministrazione che mi precedeva. È anche la storia però di un'amministrazione che è stata la prima a sottoscrivere un accordo con l'anticorruzione, che è l'unica amministrazione in Italia che ha fatto un protocollo con l'antimafia per mandare tutti i bandi all'antimafia, e con una storia che è questa, e cioè di trasparenza e di rinnovamento. E chi governa oggi la capitale io credo che sia un esempio, di pratiche di trasparenza e di buon governo. Tanto è vero che quando accadono cose come quelle che stanno accadendo, nessuno fa spallucce. Albino se n'è andato, si fanno gli accertamenti, e se ce ne saranno altri collaboreremo per fare piena luce. Questo è una posizione garantista, ma in un telegramma le chiedo: quando è finita ai domiciliari la sindaca di Terracina, che è del partito della Meloni, lei ha avuto lo stesso sentimento garantista? Guardi, non solo io ce l'ho avuto sempre nella mia vita, ma questa è una delle cose, no, del termine di rispetto e di attesa, sì, dei processi, sì, dei percorsi giudiziari. Lei non ha pensato che ti hanno beccato, non è pensato, dica la verità. Vede, questo è uno dei talloni d'Achille della destra italiana, perché loro sono giustizialisti con gli avversari e garantisti con loro. Fanno la morale quando qualcuno delle opposizioni... Io mai. Guardi, qua basta andare su Google, sul fatto che io...